Senza bavaglio, informazione libera, sempre. Senza bavaglio e a Taranto dinanzi all'ospedale Nord, l'ospedale Moscati in area Paolo VI. Beh, non bastavano i danni ambientali, i guasti ambientali che la grande industria assassina provoca a noi cittadini, ma se consideriamo anche le carenze sanitarie, beh, vi lascio immaginare. Da dove nasce la mia denuncia? Deriva dal fatto che eh, presso l'ambulatorio di eh, ematologia del Moscati, ambulatorio in cui vengono praticate le varie terapie, penso alla chemioterapia innanzitutto, eh, dicevo, in cui vengono eh, praticate queste varie terapie, addirittura siamo arrivati al punto tanta e tale è purtroppo l'affluenza la, e il numero dei malati che si distribuisce proprio il numerino. <coughs> il numerino come nei supermercati. E un, un paziente di Avetrana ha voluto raccontare un po' la sua storia, dice io mi sono trovato con il numero 56, quindi prima di me c'erano altre 55 persone che hanno vissuto questo inferno dell'attesa prima di eh, doversi sottoporre alla seduta di eh, chemioterapia, alla FLEBO con cui appunto dice l'amico di Avetrana, cito il nome del, del farmaco, veniva iniettato il, il Mabtera. Bene, considerate lo stato d'animo di un paziente che deve sottoporsi a questa terapia, considerate la lista di attesa, dovremmo dire le ore e ore di attesa, e considerate poi ovviamente lo stress fisico e psichico e le conseguenze, proprio le, gli effetti collaterali della terapia che viene appunto praticata. Questo è un inferno. Io non ce l'ho con il personale sanitario che fa tantissimo, sanitario e parasanitario. Però vedete... La regione Puglia, lo scienziato di turno, il governatore Emiliano che parla e parla, poi fallisce miseramente nel momento in cui al cittadino ammalato di cancro non, vengono, non viene data, non viene, non viene assicurata una, un livello di dignità che dovrebbe essere... Proprio di ogni cittadino perché tenere un ammalato lì ore e ore ad aspettare è davvero un, un crimine contro l'umanità e contro la civiltà. Michele Emiliano pensa a farsi la campagna elettorale per la leadership, per la segreteria del nazionale del PD, ma lui è il governatore della regione Puglia e quell'aborto di piano sanitario determina queste queste disfunzioni. Pensate. Per una platea, usiamo questa espressione, di 14.000 malati in toto, noi abbiamo per l'ambulatorio, per, la, per, il, eh, per il, appunto dei hospital di ematologia. Abbiamo per questa sala, che pure è grande, però ovviamente è piccola rispetto alla pletora di malati, abbiamo tre, sei infermieri e tre medici. È ovvio che poi i tempi di attesa si protraggono all'infinito. Pensate ai dati di Taranto. Li ho voluti annotare perché parliamo di un più 30%, di un 30% in più rispetto alla media nazionale per quanto attiene ai tumori infantili. E poi si registra un trend tristemente in crescita, più 4% per rischio di mortalità per tumore polmonare. Più 10% per infarto miocardico e più 9% per tumore polmonare. Abbiamo appunto dei numeri in crescita, una escalation di morte. Allora, dinanzi a questi numeri, dinanzi al fatto che oggi si curano 14.000 pazienti e stando. Ai, alle previsioni del dottor Mazza il primario di ematologia se ora sono 14.000 e si seguirà questo andazzo questo trend tra cinque anni ci sarà un incremento del 20% di malati tumorali e arriveremo a 34.000 malati da 14.000 oggi tra cinque anni ne avremo 20.000 in più signor governatore Emiliano ma noi dobbiamo rendere questo servizio a questi malati? Noi dobbiamo tenere assiepati questi malati in una stanza e li dobbiamo fare aspettare per ore e ore e dobbiamo dare, il numerino, dobbiamo dare il numerino così come si dà nei supermercati? Qui stiamo parlando di persone che hanno una loro dignità, che stanno combattendo la battaglia più dura, la battaglia per la vita. E non si può, non si possono considerare i malati come semplici numeri, non sono sardine in scatola, non, non è questa, non sono bestie da macello. Eppure le bestie vanno rispettate e devono essere rispettate. Io dico che il livello di una città, il livello di un paese, si vede innanzitutto dalla qualità del servizio sanitario. Qui i medici fanno i miracoli. Gli infermieri, il personale sanitario in toto fa i miracoli, ma quando c'è un piano sanitario che è sbagliato, che è errato, che non considera la dignità umana, è ovvio che poi si vengono a creare queste disfunzioni. Pensate, e concludo, all'ammalato di Avetrana, che viene da Avetrana che si fa 60 km per venire da Avetrana, 50-60 km per venire da Avetrana a Taranto e poi deve aspettare 5-6 ore per la terapia e poi finite quelle 5-6 ore se ne ritorna da Avetrana. Un inferno, l'inferno è su questa terra. Lei, governatore Emiliano, non lo capisce. Si metta nei panni di chi soffre e muti radicalmente in nome del popolo ammalato questo aborto di piano sanitario. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.